Benvenuti a Cool Food, il format di chi del cibo ne ha fatto una nuova tendenza. Milano, capitale del design e della moda. Ma che cos'è la moda? È possibile che in questa città fare tendenza sia sinonimo solo di collezioni e passerelle? Ci sono persone che riescono a fare tendenza anche senza ricorrere a pagliette e lustrini? Sì che ci sono. Come fanno? Ma con il cibo, naturalmente. Oggi vi racconto la storia di uno di loro. Questa è la storia di Enrico Orlandelli, l'ideatore del progetto Del Vuoto Modern Bistro, un ristorante dove in cucina hanno adottato una tecnica davvero molto particolare. Ciao Enrico! Francesca, benvenuta a Del Vuoto Modern Bistro. Grazie. Enrico, ma che bel posto accogliente. È molto intimo. Sei stato tu ad arredarlo? Ti piace? Mi fa piacere. E l'abbiamo voluto fare come se fosse una stanza, come se fosse una stanza di un soggiorno di una casa. E questo era il mio lavoro precedente. Mi occupavo appunto con gli studi di architettura e di design di materiali per interni. Senti Enrico, invece tu sai perché sono qui oggi, vero? Credo di saperlo, sì. Cool Food si occupa di promuovere nuove tendenze in campo enogastronomico. E qui a Del Vuoto accade qualcosa di molto particolare, non è vero? Di particolare qui abbiamo la tipologia di cucina, nel senso che utilizziamo una tecnica molto moderna che è quella del sottovuoto a bassa temperatura. Potresti mostrarmi di che cosa si tratta? Volentieri, sono qui apposta, certo. Allora David, siamo nel tuo regno, vedi, io ho messo i guanti come te. Perfetto. Da buon assistente. Dimmi un po' in che cosa consiste la cucina sottovuoto. Allora, la cucina sottovuoto è una tecnica che non è nuova, però sta andando molto di moda anche in campi internazionali, perché ci permette a cucinare a lunghissimi tempi, a bassissima temperatura, ritenendo tutte le proprietà del nostro ingrediente. Ottimo, che è molto importante. E per la cottura invece? Allora, per la cottura, quasi quasi ti posso anche mostrare sì, un esempio. Infatti. Oggi mi prendo la giornata libera. Okay. E fai tutto tu. Prima si deve usare il sacchetto, un tipo di sacchetto fatto di una plastica fatta apposta, resistente al calore. E la si usa per mettere i nostri ingredienti sotto all'interno. Okay. Prima di tutto la piega. Che tu hai fatto? Vuoi provare? Allora, c'è un motivo per la piega? Sì, c'è un motivo, perché vogliamo che la parte esterna qua si sigilla, sì, e qua diventerà la parte esterna, e quella la vogliamo pulita. Ok, così. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, va bene. Ora? Ora praticamente dobbiamo mettere il polpo, lo infiliamo all'interno. Ah, ok, quindi così semplicemente, sì. Così. Così. E quindi adesso vado, ecco, a chiudere. Sì. Okay. Bravissimo. Adesso scatta la seconda fase, sì, dove lo dobbiamo mettere a sottovuoto. Gli metto un po' d'olio. Ma perché il polpo è cotto, è crudo? No, questa è la terza fase di cottura, diciamo. La quindi prima, è già cotto? Sì, sì, ah, la, okay, prima fase, che ci arriva il polpo crudo, fresco, sì, lo puliamo, togliamo i tentacoli, puliamo i tentacoli e lo mettiamo nei sacchetti a cuocere per 5 ore e mezza a 55 gradi. Poi si mette nell'abbattitore, sì, quando si scongela lo porzioniamo così e adesso lo mettiamo sotto vuoto. Okay. Per metterlo sotto vuoto basta, basta chiudere. Chiudo io? Certo, come okay. No. Sembra quasi che l'olio stia cuocendo. Sì, sì, è la pressione che lo fa fare. Lo fa fare quelle scene. Ecco. Ah, un attimo. Sì, 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 pochi secondi. Ok, quindi inseriamo lì questo macchinario. Spero. Questo l'hydrochef serve per riscaldare a temperatura stabile
sempre a 55 gradi, che non vogliamo che superi quella temperatura. Ah, ok. E rimarrà qui alcuni minuti? Sì, bastano 5 minuti, poi è caldo, lo asciughiamo, lo rosoliamo e poi lo mangiamo. E poi assaggiamo, è sì. Enrico, allora dimmi, mentre aspettiamo, perché la cucina sottovuoto? Ma perché no? In realtà noi non abbiamo inventato niente. Quando ne ho parlato con il mio socio Andrea Colombo per la prima volta, lui mi ha dato del matto, ma semplicemente per il fatto che nessuno lo avesse fatto prima. In realtà è una tecnica che è utilizzata molto in ristoranti stellati e di alto livello, solo per alcune parti del menù. Che cosa significa per te sperimentare? La sperimentazione è la base del nostro ristorante. Noi ci sforziamo di proporre piatti sempre nuovi, quindi sperimentando sulle materie e su questa tecnica di cottura, per far assaggiare il più possibile variazioni sulla tecnica, appunto, che utilizziamo. Beh, poi un'attività imprenditoriale, diciamo, in questo momento, quindi diciamo questa nuova sfida in un momento del genere, non immagino non sia stata proprio una scelta semplice. Hai ragione, diciamo, abbiamo scelto un periodo che non è dei migliori dal punto di vista, diciamo, generale per l'economia italiana, però io sono del parere che è proprio in questi momenti che bisogna cercare di farsi venire delle idee e quindi cercare magari delle nicchie di mercato e di spingere sulla forza dell'innovazione. Avrei fatto delle rinunce per arrivare a tutto questo? Io ho cambiato vita rispetto a quello che facevo prima, ho fatto tanti lavori nella mia vita, l'ultimo era appunto un lavoro inerente all'interior design, mi occupavo di materiali per le ristrutturazioni di interni. Questo locale, diciamo, è l'ultima cosa che ho fatto, l'ultima commessa che ho eseguito. E tra l'altro è stata una delle poche volte dove non ho litigato con il mio cliente, sono riuscito a prendere i soldi dal mio cliente, che ero me stesso. Quanta importanza hanno avuto le tue origini nella passione che hai per il cibo? Io sono nato e cresciuto a Milano, sono di origine mantovana, però tutti e due i miei genitori appunto della bassa padana, e lì sono cresciuto in un clima di convivialità, si è sempre fatto da mangiare per tante persone e si è sempre curata la materia prima, più che altro, non fosse perché la materia prima lì era quello che adesso chiamiamo chilometro zero, era la base. E questo probabilmente mi è rimasto dentro e lo sto cercando di ritirare fuori verso, diciamo, questo progetto. 2015, a Milano sarà un grande anno, di un grande evento, l'Expo. Cosa ne pensi? L'Expo del 2015 parlerà principalmente di alimentazione, sarà incentrato principalmente sull'alimentazione, quindi per noi è molto importante arrivare a quell'anno preparati. Abbiamo la fortuna di aver cominciato un pochino prima, quindi è una assolutamente grande opportunità, anche perché ci sarà un'affluenza di centinaia di migliaia di persone che vengono dall'estero. Questa è per te. Cos'è? Aprila. Apro. Che cosa hai imparato dalla tua storia? Cosa hai imparato? Non lo so, posso aver intuito che se ci si impegna, si cercano sempre delle idee innovative, alla fine qualche risultato si riesce a raggiungere, questo sicuramente. Fantastico, allora non resta che assaggiare. Prego, è lì che ti aspetta. Grazie. È buonissimo. Molto bene. È molto morbido. È fantastico. Complimenti. Grazie. Oggi ho conosciuto Enrico Orlandelli, un giovane milanese che ama così tanto la cucina da cambiare la sua vita e aprire un ristorante. Ma non un ristorante qualunque, un bistrò dove si pratica esclusivamente cucina sottovuoto. Una sfida che con impegno e costanza sta vincendo giorno dopo giorno. Una sfida degna di Cool Food.